Gli Affinity Group in Amazon sono gruppi dedicati a diverse, diciamo, diversità. Quindi c'è il gruppo Women at Amazon, quindi il mondo dedicato alle donne. Poi People with Disabilities, quindi persone con disabilità, ma ce ne sono anche molti altri, come ad esempio Families, quindi persone che sono dedicate a famiglia, sono caregiver, e anche Glamazon naturalmente, gay and lesbian, e Tamazon, ma tutto il mondo, diciamo, LGBTQ. Per noi significa giorno per giorno fare scelte in cui poi tutte le persone possono sentirsi incluse e benvolute nell'ambiente di lavoro. Quindi sono scelte riguardo al linguaggio, all'ambiente lavorativo, alla cultura che si crea, tramite proprio le attività quotidiane. Io ho sempre fatto sport da quando avevo 3-4 anni, ho fatto ginnastica artistica, ritmica e poi trampolino elastico, fino a che nel 2010 avevo 16 anni, ho avuto un incidente durante un allenamento, mi sono persa in un salto e da lì ho perso l'uso e la sensibilità delle gambe. E da quel momento lo sport però è sempre stato parte della mia quotidianità e quindi erano sensazioni che volevo ancora rivivere e quindi mi sono tuffata nel nuoto. Lo sport è stato un po' un essere sempre parte della mia vita e quindi non c'è un prima e un dopo, ma una vita unica, una Giulia unica, e lo sport sicuramente è sempre stato un filo conduttore. Ho vinto qualche medaglia, quando ho iniziato non sapevo dove sarei arrivata, ma quello che volevo era fare le gare, poi giorno dopo giorno il livello si è alzato sempre di più. Io ho cominciato a lavorare in Amazon a gennaio, la prima volta ero disorientata, però mi hanno fatto un corso in presenza e su Zoom, mi hanno spiegato come lavorare sui pacchi e nonostante il mio disorientamento iniziale, poi alla fine sono riuscita piano piano a migliorarmi. E diciamo che ho cominciato a lavorare bene dopo 2-3 settimane, grazie all'insegnamento e grazie ai miei tutor. E, essendo un lavoro manuale, se avevo dei dubbi chiedevo al mio leader, chiedendo se facevo giusto oppure sbagliato, se indicavo nella maniera giusta o sbagliata. Quindi ho dovuto ripetermi nel provare a lavorare al meglio, senza vergognarmi. Sport Senza Frontiere è un'associazione, una Onlus, che utilizza lo sport come strumento di inclusione sociale, educazione e benessere per aiutare bambini e ragazzi in gravi situazioni di disagio socio-economico, rischio emarginazione ed esclusione sociale. Giulia è una delle nostre grandi testimonial, è molto importante avere al nostro fianco appunto persone come Giulia, perché per i nostri bambini soprattutto sono un grandissimo esempio. Lo sport ha un linguaggio universale e ci dimostra tutti i giorni come alla fine l'integrazione e l'inclusione va, lo sport la pratica proprio naturalmente tutti i giorni, e Giulia ci insegna questo.